Ciao Toro, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Style Tarot Bag, che ci do benvenuto su questa lettura di lingua italiana per settembre 2023. Caro Toroncino, ti chiedo di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso iniziamo e vediamo cosa succede per te per settembre 2023. One Love Team, datemi per favore per il mio Toro, il Re di Spade, 9 di spade, il 2 di denari, il judgment per il futuro, per l'ostacolo il 9 di bastoni, cosa si può aspettare è il 10 di bastoni, e il generale è la regina di bastone. Oh, allora, Toro. O ti piace qualcuno o qualcuno ti sta cominciando a piacere. No, o ti sta cominciando a piacere qualcuno o qualcuno ti comincia a piacerti a te. Te a lui o a lei. Capito? Hai capito. O vi state cominciando a piacere o tu mi stai cominciando a piacere qualcuno. E tanto, pure tanto. Se sei tu che ti piace, no. Perché c'è la regina di denari. E com'è che tu mi stai dicendo? Io sto facendo finta che non mi piace, però mi piace tanto. Mi piace tanto, tanto, tanto. E più stai facendo così, e proprio più mi dici: no, no, sto facendo di tutto di non farmi beccare. Però, mamma, come ci pensi? Ci pensi ed è dura nasconderti dietro un dito? Però c'è qualcosa qua che ti blocca. Se sei tu, può essere anche viceversa, che qualcuno lo fa con te. E non lo so, è iniziato come un'amicizia, è iniziato come può essere anche un flirt, eh? Può essere anche un flirt estivo, non lo so. Però c'è qualcuno qua che ti piace, non so neanche se sei single, questo non lo vedo ancora, o se è single questa persona, non lo vedo neanche questo ancora. Perché c'è questo ostacolo allora? Perché c'è questo ostacolo? Perché mi chiedo, se vi cominciate a piacere, perché c'è questo ostacolo? Perché non siete liberi di andare a conoscervi o fare il dating? Strano. O qualcuno qua si deve prendere la decisione nel futuro? Ma vediamo. Dammi la regina di denari. No, dici che ho sempre denari. Dammi la regina di bastoni. My lofty. Sarebbe tutto più facile se sarei single. Ok, allora questa persona non è single. Può essere tutti e due non siete single, o tu non sei single, o loro non sono single, o lui o lei non è single. Se sarei single sarebbe tutto più facile. Che devo fare? Allora, diciamo che sei tu. Non so neanche se sei tu, Toro, però questa è la tua lettura, facciamo finta che sei tu. Se sei tu che ancora non sei single, tu ci stai pensando. Dice, è come che ti stai, non neanche annoiando, ma è come che dici: io sono di più, vorrei ritornare con la passione, vorrei ritornare con il flirt, vorrei ritornare con... C'è una cosa qua che ti sta in trigger, ti sta cominciando a pizzicare. Dammi il re di spade. Il carro sotto il mazzo, il cavaliere di denari, il re di bastoni e il mago. E tu l'hai manifestato sta cosa. Dice adesso che ce l'ho non la voglio? Ma sono cavoli. Sono cavoli perché è come sotto sotto, anche se sei occupata o sei occupato, sei con qualcun altro, ma anche se sei single, non lo so qua, non c'ho la sensazione che sei single, però tutto può essere. Ma tu dici, io l'ho manifestata questa situazione, adesso che ce l'ho non la voglio. Faccio la dura o pretendo, è come che pretendo che non mi interessa. Dammi il 9 di spade per il focus. Oh wow, la morte, il matto e il 6 di denari e sotto il mazzo l'8 di coppe. Cioè, come ci stai pensando? Stai pensando veramente o iniziare veramente totalmente nuovo nella tua vita? E di fare questo passo matto, o stai pensando, ci stai tanto pensando di chiudere una relazione?
Perché ci stai pensando tanto a queste persone che hai conosciuto ogni estate, o questa amicizia che si è nata così, o questa persona che può essere anche il tuo barista. Non è che deve essere per forza il flirt dell'estate del 2023, capito cosa voglio dire? Mettila open mind. Stai pensando comunque a lasciare, se sei tu, può essere anche l'altra persona. Dammi il judgment. Lovers, la forza, te pareva. È il ragazzo di coppe. Sì, e più ti stai avvicinando in futuro o al futuro, e più ti stai mettendo tu stessa o tu, a te stessa un ultimatum che devi prenderti tutte le forze di questo mondo per chiuderla. O per chiudere, tipo che o non pensi più a questo flirt o a questa persona che ci pensi, o di chiudere con la persona che stai, o di chiudere una situazione della tua vita, non deve essere per forza con una persona. Tipo di riniziare nuovo e devi essere sincero con te, o vuoi essere sincero con te. Dammi il 9 di bastoni, il judgment per la seconda volta, il 2 di spade, il giustizia e il 10 di spade. L'unica cosa che dici, ma io non voglio far soffrire a nessuno. Non me l'aspettavo. Esatto, non me l'aspettavo questa situazione. Che agio fa? La maggior parte della vita, quando succedono questi ostacoli, quando succedono queste sorprese, tipo che ti arrivano, che non te l'aspetti, c'è sempre un motivo molto particolare. C'è sempre un motivo. Ma non se bene o male. Non mi interessa neanche se è una cosa. Una sorpresa bella o una sorpresa brutta. Quando ci sono sorprese nella vita è perché la vita o l'universo ti vogliono far vedere qualcosa di molto particolare, importante, anche se in quel momento non lo vediamo. E ti metti in dura prova, perché dici, ma proprio a me adesso mi deve succedere. Stava andando tutto bene o mi stavo sentendo bene o quello che è. Ma non vuoi fare soffrire a nessuno. Vuoi essere chiara o chiaro, vuoi essere corretto con tutti. E perciò questa decisione che devi prendere o prenderai, non so se a settembre può essere anche ottobre, ti sta molto a cuore e ci stai veramente riflettendo tantissimo. Dammi 10 di bastoni, 3 di coppe, 2 di coppe, wow, e il 10 di denari, e il carro sotto il mazzo. O la va o la spacca. Ti Mamma mia, le carte sono bellissime. Cosa ti ricade a te sono bellissime, ma come tu ti ritrovi? La posizione che ti ritrovi. Io non voglio essere nella tua posizione, Tora. Non vorrei essere nella tua posizione, anche se più o meno tutti devono prendere una decisione una volta nella sua vita un po' tanto drastica, difficile, però nella tua posizione è dura, però questo è quello che ti mette la vita davanti. Perché non pensavi di questo cambiamento, non pensavi di questo come già detto prima. Non pensavi mai di cadere in questa decisione. Però sei positiva e sei determinata perché c'è qualcuno qua che veramente ti fa battere il cuore. Questa situazione o persona ti fa battere il cuore tanto, 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 tanto. Dammi un consiglio. Imperatrice, 4 di denari e il 2 di spade, 6 di coppe sotto il mazzo. No. Non vuoi avere aiuto di nessuno perché dici questa situazione mi sono messa io e ci voglio farla io, voglio intraprenderla io, mi voglio prendere io le responsabilità. Non vuoi aiuto da nessuno e non credo che neanche parli con nessuno. È come che non vuoi avere interferenze da nessuno?
Perché sai, lo sai benissimo che stai facendo la cosa giusta. Stai facendo la cosa giusta perché c'è 6 di coppe sotto il mazzo, perciò è come tu sai, questo è il mio destino, o questo sarà il mio destino. Toro, spero che tu lo stesso ti ho potuto aiutare in qualche modo. Buona fortuna, fammi sapere per favore sotto i commenti se vuoi, naturalmente, se questo ti corrisponde. Un bacio, un caro saluto dalla tua Luana, ci vediamo presto. Ciao ciao!